Ciao a te da casa, da Costanza, da Fabrizio e da Valerio. Siete pronti ragazzi? Sì. E tu sei pronto o pronta? Bene, anche oggi inventeremo la nostra bellissima favola, però prima concentriamoci con il nostro riscaldamento della fantasia. Siete pronti? Sì. Allora voglio sentire voi, come fa il nostro riscaldamento della fantasia? Chiudere gli occhi. E poi? Destra sulla spalla, destra. Testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti e andiamo e via alla fantasia. Beh, devo dire come collaboratori niente male. Ok ragazzi, oggi ho preparato per voi un nuovo modo di inventare le storie. Siete pronti? Sì. Ho qui la nostra Ina la borsina e da dentro quest'oggi prenderò qualcosa di molto interessante. Dovete sapere che c'è un modo molto divertente per inventare le favole. L'ho scoperto così su web. Ho trovato una simpaticissima educatrice come me che ha preparato per voi, per noi, per tutti dei dadi da poter stampare per inventare delle storie. Questi dadi che ho realizzato io e che potresti realizzare anche tu e anche voi con delle forbici, un cartoncino e dei fogli da stampare, questi dadi su ogni facciata hanno un oggetto, una persona, una cosa da poter utilizzare per inventare le nostre favole. Siete pronti? Sì, sì. Allora io mescolo, ne lancio due a Fabrizio, due a Valerio e a vostra volta dovrete lanciare i dadi. Non lanciateli chissà dove, qui al nostro centro per poter vedere la nostra storia, quali protagonisti potrà mai avere. Siete pronti? Sì, sì. Fabrizio, lancia i tuoi dadi. Ok, cosa abbiamo? Una casa e un figlio. Un gomitolo di lana, mi sembra. Una casa del bosco, mi sembra una casina nel bosco e un gomitolo di lana. Valerio, a te invece? Ah, abbiamo il mondo e un vaso. Ora sta a noi decidere, questo mondo sarà la Terra o un pianeta sconosciuto che troviamo nell'universo? Pianeta sconosciuto. E come lo vogliamo chiamare? Marte. Marte è bello, perché Marte esiste veramente. Se è un pianeta sconosciuto, noi abbiamo il famoso Marte bello. Pianeta sconosciuto che si trova in un'altra galassia lontanissima dalla nostra. Ricapitoliamo, abbiamo un vaso con una piantina, abbiamo il pianeta di Marte Bello, abbiamo una casetta, probabilmente di questo pianeta Marte Bello, e abbiamo un gomitolo di lana. Siete pronti? Sì. Sì. Iniziamo a pensare. Allora, c'era una volta, nel famoso, famosissimo pianeta di Marte Bello, una casina che si trovava da sola, soletta, nel bosco di Marte Bello. In questa casina c'era una vecchina che lavorava la sua lana per costruire delle coperte. Ma poiché questo paese di Marte Bello era molto particolare, dovete sapere che la vecchina realizzava coperte molto particolari, perché erano coperte che servivano per tenere calde le sue piante, le sue piantine. Se vediamo che la vecchina realizza coperte, vuol dire che sul paese di Marte Bello forse fa freddo. Faceva un freddo così forte che le piantine non riuscivano a crescere. Un bel giorno successe che questa nostra vecchina del paese del Marte Bello iniziò a realizzare la coperta per la sua piantina, ma cosa successe? E a un certo punto la sua piantina aveva ancora di più freddo. E quindi c'era bisogno di una coperta ancora più grande e quindi? La vecchina si mise a fare una coperta molto più grande per far avere più caldo alla piantina. E così, per riscaldare la sua piccola piantina, arrivò a fare una coperta lunga che riuscì a farla crescere. A farla crescere e non solo questo, anche a riscaldare tante altre piantine. Quando poi ad un certo punto tutte queste piantine coperte da questa bellissima e grossissima e caldissima coperta iniziarono a crescere tutte, crebbero talmente tanto che cosa successe? A un certo punto il Marte Bello era completamente pieno di piantine. Quindi successe che per il divertimento di una vecchina
che adorava realizzare coperte di lana, ad un certo punto questo pianeta, da freddo e gelido che era, iniziò a essere caldo. Iniziarono a crescere così tante piante, iniziò a diventare un pianeta così tanto verde che non era più tanto freddo. E cosa successe? Successe una cosa straordinaria, sarebbe? Un sacco di abitanti andarono su quel Marte bello perché c'erano un sacco di piantine. Quindi questo significa che se un tempo Marte bello era un pianeta freddo, tanto tanto solitario, in cui abitava solo una vecchina che realizzava coperte, ad un certo punto, per l'amore che questa vecchina ha per la sua pianta, il pianeta inizia a popolarsi. Per l'amore che ha per la sua piantina e per la passione che le ha di lavorare la lana, la coperta gigante ha reso questo pianeta pieno di piante, tanto che, bello, verde, questo pianeta attirò tantissimi abitanti. Ma ditemi un po', quali abitanti sono arrivati su Marte bello? Gli animali. Animali? Che animali erano? Scimmie. Poi? Leoni. Gatti. E poi? Gatti. Ma qualche essere vivente che potesse far compagnia alla vecchina arrivò? Sì. E chi arrivò? Un signore. Arrivò un signore che in realtà era colui che dava da mangiare a questi animali lungo il viaggio e che quindi, scoperto questo pianeta bellissimo, Marte bello, decise di fermarsi anche lui. Bene, la notizia meravigliosa è che finalmente la vecchina non stette più da sola, abbandonata sul suo freddo pianeta, ma ebbe la possibilità di avere della compagnia. Della compagnia. Animali e abitanti. E abitanti, perché ormai questo pianeta Marte bello si era ripopolato. Quindi abbiamo realizzato la storia di una vecchina che per l'amore per la sua piantina ebbe la possibilità di vedere finalmente ripopolato il suo pianeta. Ragazzi, ma questa breve storia come la intitoliamo? La vecchina del pianeta Martebello. Ok, la vecchina del pianeta Martebello. Del pianeta Martebello. Bene, con questa vecchina e con questo bellissimo pianeta di nome Martebello, che prima era freddo e poi diventa caldo, accogliente e ricco di abitanti, noi ci salutiamo. Grazie ragazzi, grazie a te che ci hai seguito e alla prossima puntata. Ciao!